Bentornati appassionati, diciamo così, non vi tedio con videoriprese che se ne sono viste tante nel tubo, però mi sono preso la misura di dove volevo questi qua, di dove volevo il cassetto. Questo è abbastanza semplice da prendere perché hanno la base che si appoggia direttamente sul fondo del cassetto, quindi questi qua con questo tipo di incastro sono facili. Mentre invece questo qua, che è uno di quei binari che scorrono avanti e indietro sia da una parte che dall'altra, purtroppo hanno messo sulla parte da ancorare solo un foro qua e un foro in fondo, non ho molti fori centrali, quindi purtroppo mi tocca crearmeli. E anche qua, siccome questo qua l'ho messo esattamente al centro del cassetto, non ho fatto altro che prendere la misura da qua al centro del cassetto e tirarmi fuori il centro di dove sarebbe dovuto andare questo qua. Una volta posizionato a secco così, ho controllato la distanza fra il piano e questo qua, ho guardato più o meno come mi andava bene e ho fatto lo spessore. Poi ho visto che potevo guadagnare ancora qualche millimetro sollevando di più il cassetto e allora ho messo sotto degli spessori da una striscia di multistrato da 4 mm e ho guadagnato quegli altri 4 mm che sono, diciamo, vengono a vantaggio dello spazio qui sotto. Avere 4 mm in più, diciamo, è meglio. E niente, adesso li sto andando semplicemente a fissare. Purtroppo mi tocca fare, per quello dico non vi tedio con video lungo, perché mi tocca prendere, forarlo, svasarlo e farò diversi fori. Mi farò diversi fori su tutto il binario. Il primo perché mi aiuterà a stabilizzarlo meglio e secondo perché conosciamo che questo legno ha voglia di imbarcarsi, mettendo molte viti si ha la possibilità di renderlo un po' più rigido e impedirgli questo movimento, impedirgli, limitare questo movimento. I cassetti sono a posto, adesso vanno levigati e lucidati, quindi li ho smontati, ho tolto le guide, non quelle ovviamente sopra il mobile, solo quella dei cassetti, e comincio a levigarli, quella fase che molti trovano noiosa. Qui lo dico e qui lo nego, è un mio pensiero così, non ha nessuna valenza, però per quanto mi riguarda sono convinto che se uno trova noiose alcune lavorazioni del legno, forse non è un vero appassionato della materia, perché posso capire che uno può trovare noioso fare le misure, dover avvitare, assemblare. Queste sono fasi della lavorazione del legno che qualcuno, se anche le trova noiose, lo capirei. Viceversa, tutto quello che è la lavorazione per rendere bello, liscio, far esaltare le venature, quindi tutta la lavorazione sul legno, secondo me uno che trova anche solo noioso il carteggiare, quindi arrivare dalla grana grossa alla grana fine e vedere che il colore, che il legno prende colore, prende al tatto diventa liscio e non gli piace, lo trova noioso, boh, forse sì, beh, non è che non sia un appassionato, però non così fortemente appassionato, però è solo un mio pensiero. Quello che è indubbiamente noioso è guardare uno che levica, quello non c'è dubbio, quindi non faccio altro che levigarmi tutti i cassetti. Appassionati causa molti impegni, quindi per cui non riesco a ottimizzare i tempi di lavoro e quindi in certi casi si fanno delle scelte obbligate, nel senso che non sarebbero da verniciare adesso, ci sarebbero alcune lavorazioni ancora da fare, però
mi riservo di dover rifare magari qualche ritocchino qualora mi si dovessero rovinare o sporcare, solo che non ho appunto il tempo di fare le altre lavorazioni, quindi per cui almeno mi porto avanti un qualcosa e quindi comincio a verniciarlo. Io ho notato che dico un sacco di volte quindi, ce l'ho proprio dentro, sto e quindi. E ho deciso di fare i cassetti internamente, anche il mobile internamente, tutto bianco. Viceversa, invece poi il mobile esternamente, ho intenzione di dargli un colore tipo dossier, un po' rossiccio. Per chi non sa cos'è il dossier, tipo mogano, che è un po' più conosciuto. È superfluo dirlo, ma ovviamente comunque sono stati tutti carteggiati e rifiniti. Adesso finisco questo pezzo di cassetto, poi induisco ancora ulteriormente un po' sta vernice perché è densa. Fin troppo. Non riesco a tirarla. No, va assolutamente allungata un po'. Ok, l'ho diluita un po'. Vediamo se si riesce a stendere meglio. Sperando di non dover tornare a ridiluirla ancora. Ma d'altronde meglio mettere un goccio di solvente alla volta e arrivare piano piano alla diluzione giusta, piuttosto che esagerare e poi avere una vernice che non copre più. Il buono in questo caso è che siccome i frontali devo ancora poi coprirli con un frontalino, sono sfruttabili per mettere dentro l'appoggio, cioè per lasciarli appoggiati poi sul frontale. Mi faccio anche il fondo, che seppur esteticamente magari il fondo uno lo potrebbe lasciare, ma comunque andiamo a proteggere dall'umidità, visto che comunque finisce in un bagno dove ci si fa la doccia, si usa l'acqua calda. Credo che la videocamera comunque mi vuole bene, perché sa che io non sono tanto bravo a verniciare con le tempere eccetera, quindi per cui mi si scarica sempre la memoria e quando faccio la verniciatura, come nel mobile quello appeso lì per le gomme, anche qui vabbè ho dato la prima mano di bianco e lì mi si è scaricata la cosa. Poi l'ho carteggiato tutto con una carta, spero che si inquadri. Comunque una 2,40. E adesso vado a dare la seconda mano. Il bianco dentro è stato dato tutto. È già asciutto, è già a posto. Adesso ho fatto delle diverse prove, perché mia sorella nel bagno ha un mobile di un colore un po' strano, diciamo così, è tra un ciliegio e un noce, è un colore un po' artificiale. Allora, come al solito a me piace crearmeli i colori, mischiando i vari colori insieme, e ho fatto tre prove. Questo è due mani, di cui uno dato normale e la seconda mano invece, dopo averla data, l'ho stracciato con uno straccio. Ho tolto l'eccesso. Poi questa invece è una sola mano normale e questa invece due mani senza averlo stracciato. Poi ho dato su una finitura a spray lucida per vedere l'effetto e direi che questo, che è una mano più una seconda mano di colore ma levato con lo straccio, è quello che più si avvicina al colore che voglio. Quindi per cui ritengo buona questa mistura. Ho visto diversi maker fare la colorazione del legno tramite anche quelli già gli impregnanti precolorati e quelle cose così. Una piccola chicca, anche in superfici grandi, non fate così sul bordo, poi che ne so, andate da un'altra parte e li fate ancora al bordo, perché là intanto tira, sta asciugando. Immaginate quindi una superficie un po' più ampia. Quando vi trovate a fare questo, qui rimane, spero che si noterà, l'alone più scuro. E poi ce ne vuole tanto a tirarlo, a cercare di renderlo omogeneo. E spesso e volentieri non si riesce più a tirarlo omogeneo, perché lì, avendolo assorbito, sarà come
come se il legno abbia ricevuto comunque due mani di vernice. Questo è un alone che vi rimarrà, farete davvero fatica poi a nasconderlo e a renderlo invisibile. Quindi adesso su una superficie sempre ampia vi faccio vedere qual è invece la procedura giusta da fare. Ho alzato in alto la telecamera così la potete vedere meglio e apprezzare di più. In verità bisogna fare un piccolo pezzo e subito. E procedere così, a piccoli pezzi. Piuttosto fare questo movimento, lasciarlo là e non ci si forma l'alone scuro, perché non gli diamo il tempo di asciugare, ma la tiriamo sempre contemporaneamente. E lasciando poi, tra virgolette, delle macchie sparse così, si nasconde anche di più che non una riga netta. Per comodità, perché la prima mano la voglio far entrare bene nelle fibre, allora ne sto dando una controvena, ma su pannelli un po' più piccoli o comunque che non avete intenzione di avere un grosso assorbimento e non volete, per dire, fare un'azione troppo pesante, allora invece che proprio prenderlo controvena lo fate in vena. Facendolo tutto in vena significa che io parto da qua e vado avanti, ta 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 ta, poi arrivo qua e riparto, na 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 na, in modo che se anche rimane un alone magari leggermente, cioè non lasciate le righe proprio precise, con delle sfumature, e quelle sfumature poi scompaiono, sembrano proprio venature del legno, più chiare, più scure, ma non lasciate quegli antipatici segni scuri vicino ai bordi. E su una superficie grande, più grande magari, non fate il passaggio di rifare di nuovo tutto, perché qui state dando come una seconda mano, mentre lì ne ha presa solo una. Anche questo può compromettere il risultato. Quindi poi siete costretti a fare avanti, indietro, per renderlo omogeneo. Diciamo che andate avanti a pezzi finiti, senza ritornare su dove è già stato bagnato, fatto e finito, proprio per evitare la sovrapposizione dei colori. E cercate di mantenere miscelato il vaso in cui l'avete preparato. Io ne ho preparato molto perché, come al solito, i tempi sono quelli che sono e mi sarebbe piaciuto avere già fatto i frontali, ma purtroppo, caso impegni di lavoro, non ho avuto tempo di andare a comprare il legno che mi occorre, perché mi serve proprio un pannello da 10 mm di multistrato che non ho, e vorrei usare quello per fare lo sportello di chiusura qua davanti, con una tecnica che poi vediamo come farò in modo per ottenere gli stessi spessori, perché con i cassetti abbiamo detto che utilizzeremo sempre questo qua, e se metto uno sportellino da 10 mm poi ho qua 10 mm che mi rientrerebbero. Allora ho pensato a una piccola lavorazione che dovrebbe rendere tutto alla stessa altezza. I cassetti sono fissati e sono a posto, adesso mi accingo a mettere il fondo. Come sapete, a me piace il fondo incollato, un po' perché rigidisce la struttura, un po' la rigidisce molto in verità, non è che la rigidisce proprio poco. E poi allevia quel senso di vuoto, perché diventa anche più rigido, quindi per cui anche il suono del vuoto è molto meno. Poi metterò anche qualche chiodino in questi centrali, mi prendo bene la misura, così se metto le viti qua, questo che magari vorrebbe imbarcare nel tempo, così gli impedisco anche ai pianali dentro di incurvarsi. Poi gli metterò anche qualche vite.
è arrivato il momento di ridare la seconda mano di impregnante stracciandolo come da campione. Il bello delle preparazioni è che le potete mettere dentro le bottiglie ogni tanto, quello sempre che vi consiglio è di utilizzare acqua minerale naturale. Perché? Perché l'acqua minerale, a differenza di quella del rubinetto che dopo 3 giorni puzza ed è marcita, quella minerale che ti dicono naturale, naturale un paio di malotte, visto che non marcisce.